Tenegan è un'azienda complessa. Se siamo arrivati oggi a essere sul mercato in maniera competitiva è perché sicuramente tutti voi avete dato il massimo. Tutti, senza nessuno escluso. È arrivato il momento di premiare chi porta più valore in Enegan. Il mio compito, come sempre, è quello di creare gli strumenti. Io scelgo l'evoluzione tecnologica per la tutela dell'ambiente, nel rispetto dell'ambiente stesso, e scelgo quindi l'evoluzione che porta alla nostra rivoluzione. Come vi aiutiamo a fare network marketing, a costruire al meglio il vostro network? Va bene? Vi aiutiamo essenzialmente in tre modi: con un'offerta, con delle promozioni e con un meccanismo premiante. Chiaramente io ho l'obbligo, perché il direttore generale questo deve fare, di programmare anche il futuro, e quindi programmare un futuro che per Enegan sia di sviluppo, sia di crescita. Io voglio creare un'azienda e voglio creare un lavoro dove tutte le persone possono stare serene, perché alla base ci deve essere il bene. Per la prima volta, invece, oggi mi sento di non dover combattere contro qualcuno. Ma mi sento di dover combattere per qualcuno e con qualcuno, perché il pianeta è di tutti e quindi tutta la popolazione per una volta nella vita sarà costretta, volente o nolente, a combattere tutti insieme per un unico obiettivo. Una delle cose che faremo, e ci prendiamo l'impegno, è di fare il percorso per diventare ente di certificazione ambientale. Pensate che negli ultimi 20 anni i danni per catastrofi ambientali sono cresciuti di appena il 151%. Ok? E pensate che l'Italia, la nostra Italia, è ben al settimo posto. Per cui è possibile, i sogni sono sogni, ma è bello averli, è bello realizzarli, per cui si può salvare il pianeta cambiando le prospettive. Dal mio punto di vista c'è una soluzione, o meglio qualcosa che contribuisca alla soluzione. E questa soluzione è ristabilire, ricreare il ponte che collegava l'essere umano con la natura. E rimango lì e mi chiedo se un giorno mai saprò leggerla, conoscerla, e la vedo bella così che vorrei non smettere mai.